Noi oggi di papà parleremo sicuramente, ma parleremo anche di figli, di quei 18.000 minori italiani che rientrano in quel fenomeno criminale, purtroppo delle baby gang, di quelli che probabilmente un papà o una mamma non ce l'hanno avuto presente, ma che entri. Una mamma invece che si è rimboccata le maniche. La professoressa Maria Luisa Iavarone. La mamma di Arturo. Maria Luisa, ci diamo del tu e io ti ringrazio tantissimo. La mamma di Arturo che ci porta tra le strade del centro di Napoli. 18 dicembre 2017. Arturo ritorna da scuola, è presto, c'è ancora il sole, sono le 3 di pomeriggio. E che cosa succede ad Arturo, Maria Luisa? Succede che viene fermato da quattro ragazzetti, quattro ragazzi fuori controllo che cominciano ad insolentirlo, a prenderlo in giro e poi si scatena l'inferno negli occhi e nel cuore di questi ragazzi perché si scaraventano su di lui e cominciano a colpirlo con dei coltelli. E sono 18 le coltellate, una arriva prossima al cuore, gli ferisce un polmone, una pleura distaccata e poi l'ultima, ferale, quella alla gola, che gli porta via due nervi, una gli recide la giugulare. E infine oggi Arturo ha un danno permanente perché non ha più una corda vocale. Arturo sta bene adesso, indipendentemente da questo, c'è. E questa è la cosa più importante che a noi interessa dire. Maria Luisa, quando Arturo si riprende, poi sarà stesso lui a raccontarci cosa succede quel giorno, la prima domanda che si pone una mamma penso sia perché è successo tutto questo. Tu avevi delle avvisaglie, Arturo sapeva di essere oggetto o soggetto di bullismo, insomma, quali sono le risposte che tu provi a darti? Beh, Lucia, devo dire che questa domanda vorticosamente nella mia testa ha girato per mesi, è stata oggetto chiaramente degli inquirenti e soprattutto ha riempito le 1500 pagine del fascicolo di questa vicenda. Questa vicenda ha i contorni che sono particolarmente inquietanti perché restituiscono di questi quattro ragazzetti una fotografia di un degrado sociale e morale inquietante. Ho tenuto molto a rappresentare questa vicenda come un ingrandimento di una società ammalata che naturalmente sta partorendo dei figli che sono totalmente fuori controllo, ma che soprattutto, insomma, vedono una totale eclissi di valori, di genitorialità, di responsabilità educativa. Questi sono i figli, c'è da chiedersi dove ci sono, dove sono i padri e le madri. Intanto vogliamo salutare solo un attimo Arturo, ci porta questa testimonianza la nostra Vittoria Biancardi. Stavo tornando dal dottore che dovevo ritirare un paio di carte di tipo medico. Torno sulla strada del ritorno, diciamo, vengo avvicinato a questi quattro qui nel tentativo di portarmeli via, di allontanarmi. A un certo punto vengo riacciuffato e mi fanno questo bel servizio. 14 coltellate, 44 punti ed è un paio di danni permanenti. Perché in poche parole povere cercavano uno ma su cui sfogarsi ed ero capitato io. Quindi semplicemente persona sbagliata, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Dolori di schiena allucinanti che non ti permettono di dormire qualunque posizione ti mette. E se ci fossi riuscito a cambiare posizione comunque non avrei comunque attenuato il dolore. Cosa sarebbe successo se fossi morto? Questa ragazza farà strada, stanne certo, farà strada. Per la cronaca, 9 anni e 3 mesi hanno avuto Jenny, soprannominato O Biondo, a Napoli, nella Camorra, ma anche comunque in tutte le organizzazioni criminali. Si mette il soprannome per identificare esattamente una persona. Questi sono ragazzi che all'epoca avevano 16 e 15 anni, già avevano il loro nome identificativo. Jenny O Biondo, Antonio, 15 anni, e Francesco detto Checco Grosso, questo per far dire. Onano. Onano, Checco Onano. Già navigati. Tu però, Maria Luisa, fai una scelta. Non chiedi vendetta, ma ti poni subito il problema di cosa fare perché non ci siano altri ragazzi come Arturo. Ti rimbocchi le maniche.
e hai cominciato a dichiarare guerra a questo degrado morale. Perché hai fatto questa scelta? Beh, sicuramente questa è una scelta faticosa rispetto alla quale ciascun genitore e ciascuna madre si trova di fronte. Io credo che il lavoro di un genitore sia quello proprio di rappresentare il senso della vita e dell'esperienza di un figlio, rispetto al quale c'è una grande responsabilità di accompagnarlo alla vita. E io faticosamente ho preso Arturo per mano in questo percorso e ho tentato di restituire a lui l'aspetto più degno di questa vicenda. E mi sono resa conto anche, come dire, recuperando le radici. Qual è l'aspetto più degno? Scusami, Maria. L'aspetto più degno è quella di dare dignitas appunto a quel dolore, a quel sacrificio, e credo che appartenga alle radici della nostra cultura cristiana, quella di una madre che riversa sul dolore, sul sangue del proprio figlio, lo utilizza affinché sia strumento di redenzione per qualcun altro. Maria Luisa, quando hai alzato la testa, come qualcuno ha detto, quando hai cominciato a dire quello che ci stai raccontando? Non tutte le mamme del tuo quartiere l'hanno pensata come te. Ed è triste dire, lo dico da donna, che altre donne, altre madri abbiano detto: fatti un po' i fatti tuoi, statti quieta. Assolutamente, perché fa parte della cortina di omertà che è calata su questa vicenda. Io mi sono trovata ad un certo punto, ritornando sul quartiere, nello stesso luogo dove Arturo era stato accoltellato. Io ricordo, noi viviamo prossimi a 150 metri dalle abitazioni di questi ragazzi. Qualcuno ha cominciato a fare tentativi di intimidazione. Signora, ora basta, finitela di fare bordello, state al posto vostro, pensate a vostro figlio. E io ho detto, io a mio figlio ci penso, ma sto pensando anche ai vostri figli. Maria Luisa, ci sono altri figli che stavolta piangono un padre, è il caso dei fratelli della corte. Francesco era un vigilantes. E su di lui si sono accaniti dei ragazzi, ma Francesco è finito poi dopo diversi giorni di agonia. I figli non hanno oggi elaborato sicuramente il lutto. Hanno chiesto soltanto la cittadinanza a Marano di Napoli, sì, alle porte di Napoli, di stare con loro, di discutere di quello che è successo, e anche per loro c'è una pacificazione del cuore. Io vorrei farvi conoscere Marta e Giuseppe, che si sono presentati così al Teatro Alfieri di Marano di Napoli. Guardate. Papà era una guardia giurata e lo era da sempre, da quando io sono nata. E quella sera, cioè il 3 marzo, è uscito di casa, come sempre, perché lui ha sempre lavorato di notte e ha fatto il suo turno di lavoro. Alle 3 di notte si trovava alla metro di Piscinola, ha ispezionato la metropolitana. All'uscita, mentre chiudeva il cancello, tre ragazzi piccoli di 15 anni l'hanno colpito alle spalle con dei piedi di un tavolo alla testa, lasciando mio padre lì a terra fuori a un cancello con la testa rotta in un lago di sangue. La motivazione per la quale mio padre è stato colpito ufficialmente è quella di voler prendere la pistola e di voler ricavare soldi, ma in realtà è, per la mia opinione, è un gesto dettato dalla sconsideratezza, dalla cattiveria. Erano consapevoli di quello che facevano, perché se colpisci una persona al cranio, sai che può morire. Io ancora oggi non riesco a capire come abbiano potuto agire in questo modo. Dei ragazzini così piccoli, con tanta crudeltà, con tanta freddezza, come con tanto coraggio anche, perché affrontare un uomo armato ce ne vuole, no? Abbiamo creato un'associazione che si chiama Progetto Franco. E l'idea con questa associazione è quella di voler dare veramente vita a mio padre. È proprio per questo che in occasione dell'anniversario, poi diciamo della sua scomparsa,
abbiamo realizzato questo evento che si chiama Non ti scordare di me, l'amore è per sempre. Abbiamo scelto questo cammino perché crediamo che con la nostra testimonianza e la nostra storia possa poi veramente aiutare in particolare poi i ragazzi. E nella vita c'è sempre la possibilità di scegliere. Nella vita c'è sempre la possibilità di scegliere. Grazie a Vittoria Biancardi. Intanto avete visto, abbiamo aggiunto le poltrone. Padre Gaetano Saracino, il rettore della missione scalabriniana italiana di Parigi. Buongiorno. E poi il professor Pierluigi Bartolomei, il nostro prof, preside della scuola di formazione Ellis, che questi ragazzi, che forse non avrebbero la possibilità di scegliere, li prende tutti e se li abbraccia. Padre Gaetano, tra i titoli dei giornali che abbiamo visto a copertura del nostro servizio, ce n'era uno, Fabbrica di mostri. Questi ragazzi sono mostri. Allora, purtroppo è la fabbrica che genera dei mostri. I ragazzi in sé non sono mostri, sono delle creature che, se messi in certe condizioni, tirano fuori il peggio di sé. Il ragazzo, il figlio di Franco, appunto, la vittima di questi efferati delitti che si sono commessi, dice: hanno avuto pure coraggio. No, i ragazzi hanno solo una sfrontatezza che viene fuori dal nulla che si è creato attorno a loro. Probabilmente non sono stati coltivati come va coltivato quel fiore. Se tu ci tieni, porta il meglio di sé, porta il bello che ciascuno porta scritto dentro di sé. E permettimi di dire, Lucia, che davvero queste sono storie che non stiamo qui a lodare, punto e basta, perché passano attraverso un dolore che si può raccontare, certo. Si racconta dopo un'elaborazione importante, aiutata anche dalla fede, ma è una grande storia di civiltà. Perché una civiltà dell'amore, che può dire uno, la delego solo a chi ci crede, noi crediamo sia anche una pagina civile. Verissimo. Si costruisce verissimo. Con la riconciliazione. Che è la parola chiave di tutto questo. Pierluigi Bartolomei, quanti dei tuoi ragazzi avrebbero fatto forse la stessa fine se non avessero trovato a braccia aperte? E beh, questo chi può dirlo? Certamente tanti, tanti. Tanti sono in odore di compiere atti di questo tipo, insomma tutti questi ragazzi sono potenzialmente in grado di fare le peggiori cose, ma questo perché siamo ridotti veramente male. Io ho 5 figli, al di là del fatto che faccio il preside di questa scuola così numerosa, in un quartiere, Casalbruciato, così insomma anche impegnativo. Il Benedetto XVI nella lettera sull'emergenza educativa diceva che ciascuno di noi risponde in proprio e per se stesso, che non deve lasciar cadere, non deve far finta di non vedere e non deve, peggio ancora, assecondare certi atteggiamenti. Quindi questo nasce da noi, da una figura del papà che va ricostruita, perché non c'è più lo stereotipo di una volta che il padre è quello con la barba, adesso pazienza che pure io me la sono fatta crescere, ma insomma, che dice la prima e l'ultima parola, no? Che dice la prima e l'ultima parola. Oggi i papà anche hanno ceduto, perché nessuno si è preoccupato di ricostruire quel ruolo, di dargli coraggio, perché senta la spigolosità del no alcune volte. Quindi c'è questa evaporazione assoluta del padre, che è uno spermatozoo, è quello che in qualche modo non ha più adottato il figlio quando è nato, divenendone una persona illimitatamente responsabile. Ma questo vale per tutti gli educatori. E la scuola dov'è in tutto questo? Quando Maria Luisa Iavarone parla di tutte e tre le agenzie, quindi parliamo anche poi della Chiesa, della famiglia e della scuola. La scuola? La scuola ha un ruolo importantissimo, certamente. Ci sono dei segnali che vanno evidentemente individuati prima che accadano queste situazioni, perché queste situazioni, così come sono state raccontate, giustamente sono dei fatti di cronaca e inducono, spingono a dei sentimenti di vendetta. Giustamente, io ho gestito casi di bullismo in questa mia scuola anche abbastanza difficili, però ahimè quando arrivi nell'ultimo miglio diventa difficile, tu devi lasciarci un pezzo di pelle, tu educatore devi credere che, io ho anche ragazzi che sono stati ammessi alla prova dal Tribunale dei Minori e sono delle situazioni in cui io vado recuperando quelle persone, poi certamente questi soggetti che hanno compiuto queste cose in quest'ultima fase noi possiamo soltanto raccontarle, però io tempo fa ho accompagnato, cioè c'è stato il funerale di un professore di questi, dei pionieri di questa scuola, e mi hanno chiesto di dire 2 cose dall'altare. E ho detto: il professor Balducci non parlava mai male di nessuno,
non parlava mai male di nessuno. Noi quante volte ci capita di parlare male degli altri? Quanti atti di bullismo tra gli adulti ci sono, tra i politici che sbeffeggiano altri, che gli mettono la gogna mediatica? Quante volte noi abbiamo parlato male di nostra moglie, di un suocero, di chiunque, insomma, no? Quindi dipende molto dall'esempio, dalla testimonianza che noi adulti anche diamo a queste persone. Se tutto questo è concesso per avere poi in cambio un vantaggio, i ragazzi vedono che questo si può fare, perché noi lo facciamo costantemente. E quindi diventa la prassi. Maria Luisa Iavarone, Arturo Perdelaoi diventa Arthur, l'associazione con la quale hai deciso che dal momento che nulla avviene a caso, che quella dignità che hai restituito anche in questa vicenda orribile deve essere comunicata. Perché ti sei messa in testa che con il tuo esempio questo mondo poco alla volta lo puoi cambiare? Beh, perché il mondo va cambiato a partire dalle nostre storie, dalle nostre esperienze, e come diceva padre Saracino, effettivamente noi dobbiamo provare a trovare una trascrizione di senso in quello che accade. Quindi Arturo è diventato Arthur, che sta per l'acronimo di adulti responsabili per un territorio unito contro il rischio. Quello che diciamo, al centro dobbiamo riportare la responsabilità degli adulti. Se i genitori non ci sono, è la società che si deve far famiglia. Io credo che in una società quello che stia mancando e stia franando, appunto nei linguaggi d'odio, anche in quest'uso pervasivo dei social e di cui anche la stessa politica non ci dà grandissimo esempio, non sono solo i singoli attori. A volte si dà addosso: dov'è la scuola, dov'è la famiglia quando accade un fatto così grave? Io dico: dov'è il sistema di relazioni che dovrebbe tenere insieme queste agenzie formative? La società è fatta di mattoni, ma la malta che li lega e che li tiene insieme è la qualità delle relazioni educative. Ripartiamo dall'educazione. Don Gaetano, questa non è utopia, questo è un bisogno ormai non più rinviabile. Per secoli, quando mancavano le famiglie, i figli si affidavano anche alla Chiesa. Pensiamo solo a quanti ragazzi che non potevano permettersi una formazione entravano nei seminari dove c'era il piatto caldo, l'insegnamento, e si aiutava le persone a diventare grandi. Certo, a reinserirle nella società. Oggi, tuttavia, la signora diceva una cosa importante: dove ci si riposiziona con il mondo di oggi, anche l'accessibilità alle conoscenze, ai mezzi per poter vivere e anche inserirsi nella società. Io penso che non si debba più pensare solo alla delega. Non tocca a me, tocca solo a lui, tocca a lui, tocca a lui. Occorre rifare un patto, riscrivere un patto tra tutte quante queste realtà, dove ciascuno è responsabile di tutto quanto questo. E io lo ripeto sempre: seguirli questi ragazzi, a volte inseguirli, e di sicuro perdere tempo con loro. Questa è la maniera per poterli non solo tirare fuori dalla strada, perché non serve soltanto preservarli, ma occorre indirizzarli verso un qualcosa dove loro possano sbocciare, anche fiorire e dare al mondo quello che poi, insomma, i ragazzi sanno dare. E penso anche che in tutte quante queste realtà di città semiperiferiche o quelle dove sono concentrate anche statisticamente gli atti di bullismo, la cronaca, ahimè, ci riporta, vediamo che nascono queste realtà che sembrano delle utopie, ma le cose più grandi si sono realizzate lanciando davvero il cuore oltre l'ostacolo. E attenzione, facendoci... un ottimo suggerimento mi arriva da padre Gaetano, per Luigi Bartolomei. Qui parliamo anche di fenomeni trasversali, non parliamo soltanto delle baby gang che nascono nelle periferie urbane, in contesti, pensiamo a Milano, pensiamo anche ai giovani della cosiddetta società bene, che non hanno altro modo che di esprimersi se non attraverso la violenza. Ma quando i genitori non ci stanno perché magari lavorano per assicurare tutto il possibile ai loro figli, tu, da preside, da educatore, da dove parti per poter riacciuffare e indirizzare questi ragazzi? Me lo dici. Beh, adesso mi hai fatto un assist proprio, un'alzata. E te, come se si non dice, lo faccio a te, a chi lo faccio? Un'alzata, io devo evidentemente schiacciare, pure se non ho una statura così alta, però... Io ho creato un doposcuola, che si chiama il doposcuola di Barbiana al Tiburtino, sull'esempio di Don Milani. In realtà io trattengo finché posso i ragazzi fino alle 18, insomma, del pomeriggio a scuola, perché facciano i compiti, perché giochino a golf. Non ti ho detto di questa novità assoluta. Il golf che è una roba proprio per... Sì, sì, sto cercando, snob quasi, sto direi, cercando eh? Di democratizzare lo sport portandolo in periferia. Fantastico, il golf! E poi
A proposito di atti di bullismo, ho due ragazzi, guarda caso, questa trasmissione capita proprio così ad hoc, che hanno subito atti di bullismo gravi e che sto riabilitando con un corso di pasticceria alle Carré Français in via Vittorio Colonna, qui a Piazza Cavour, dove vanno e fanno appunto la baguette e dove vanno e fanno appunto i pasticcini, eccetera. E questo... Cosa gli dice un ragazzo che è subito bullismo? Esiste il bene e il male, tu sei il buono e l'altro il cattivo? Ma guarda, con i ragazzi, secondo me, meno cose dici e meglio è. Quello che percepiscono è questo affetto tattile, cioè questa vicinanza fisica, e la storia di un abbraccio, la storia di uno sguardo, perché l'educazione nasce in uno spazio, attraverso uno sguardo, da dove si innesca una relazione. H2O è una relazione, e ci dà l'opportunità di bere e di sopravvivere, però l'idrogeno mette due e l'ossigeno mette uno, quindi in realtà è dispari, no? Quindi non bisogna far caso a chi dà di più e a chi dà di meno. Combinati insieme, l'idrogeno e l'ossigeno formano il bene più necessario all'individuo. Spiegazione meravigliosa, veramente meravigliosa. Io ho iniziato, sì, ho iniziato con una mamma e con questa mamma meravigliosa vorrei concludere. Maria Luisa, due domande. Tu hai mai avuto modo di incontrare i ragazzi che hanno colpito tuo figlio e le loro mamme? Sì, io ho incontrato la mamma di uno di questi ragazzi, soprattutto, ed è stato un incontro che poi è stato fatto oggetto di una narrazione proprio attraverso, come dire, questa comunicazione diseguale, come ci diceva il preside. Io sono andata da lei nell'intento precipuo di acciuffarla e dirle: io sto dalla tua parte in qualche modo. Io vorrei che questa storia raccontasse un nuovo epilogo per mio figlio e per tuo figlio. Io dico sempre che in qualche modo nessuno mi restituirà mai più un figlio sano, ma posso evitare sicuramente che ci siano nuovi Arturo per strada e soprattutto che quei ragazzi che si sono resi colpevoli di un delitto così efferato abbiano una prospettiva di futuro e di senso diverso. Ti faccio un'ultima domanda innecessaria. Arturo ha mai odiato, e se questi che lo hanno gli hanno comunque cambiato la vita, perché è inutile che ce lo nascondiamo, intanto scorrono anche le pagine della tua associazione. Che sentimenti ha adesso Arturo nei confronti dei tre coetanei, quasi? Beh, sicuramente Arturo è in un percorso di elaborazione lento e faticoso. Io credo che il perdono sia un processo comunicativo che deve nascere sicuramente nella reciprocità di una relazione che ancora si configura purtroppo come un appuntamento mancato. Credo che Arturo stia lavorando moltissimo, soprattutto dal punto di vista della psicoterapia, dentro un percorso in cui questi ragazzi li vorrà incontrare molto presto. Lui già mi aveva chiesto di recarsi in carcere, di volerli guardare perché li ha visti solo al processo, ha chiesto di togliere il paravento che li separava perché aveva necessità di guardarli negli occhi e fargli una semplice domanda: perché? Perché a me? Quella domanda che ancora non ha avuto una risposta è una domanda che però germoglierà molti altri significati. E ha già scaturito. Bene, bene, bene. Padre Gaetano Sarucini, grazie. Grazie Maria voi, Luisa Iavarone, grazie. Che Luigi Bartolomeo, H2O e le relazioni rimarranno nella storia di questa trasmissione.